cordiale benvenuto a voi cari amici del Re dei Re e a tutti gli altri ascoltatori. Questa mattina mediteremo il testo tratto dal libro di Isaia 53, versetto 2, che dice: Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Ai giorni di Gesù il popolo non poteva vedere la gloria del Figlio di Dio sotto la veste dell'umiltà. Non seppero discernere la santità e la purezza del suo carattere. La sua grazia e le virtù rivelate nella sua vita non ebbero nessuna attrattiva per loro. Per loro era come una radice strappata dalla terra arida, senza forma e attrattiva da desiderare. Cristo raggiungeva le persone là dove erano, presentando alle loro menti la verità con un linguaggio chiaro e facile. I poveri, gli umili, gli illetterati potevano comprendere attraverso la fede in Lui le più elevate verità di Dio. Nessuno aveva bisogno di consultare i dottori istruiti per capire il loro significato. Non lasciava perplesso l'ignorante con riferimenti misteriosi, ne usava parole insolite e intellettuali che non conoscevano. Il più grande maestro che il mondo abbia mai conosciuto è stato il più preciso, semplice e pratico nelle sue istruzioni. Mentre i sacerdoti e i rabbini si vantavano della loro capacità di insegnare al popolo e di confrontarsi con il Figlio di Dio, nella sua esposizione della dottrina, egli li accusava di ignorare le scritture e la potenza di Dio. Non è l'educazione delle persone più importanti del mondo ad aprire i misteri del piano di redenzione. I sacerdoti e i rabbini avevano studiato le profezie, ma non avevano potuto scoprire le preziose prove dell'avvento del Messia, del modo in cui sarebbe venuto, della sua missione e del suo carattere. Coloro che si dichiaravano degni di fiducia per la loro saggezza non percepivano che Cristo era il principe della vita. I rabbini guardavano con sospetto e disprezzo tutto ciò che non aveva l'apparenza di saggezza umana, l'esaltazione nazionale e l'esclusività religiosa. Ma la missione di Gesù era opporsi a questi stessi mali, correggere queste opinioni errate e operare una riforma nella fede e nella morale. Attrasse l'attenzione sulla purezza della vita, sull'umiltà di spirito e sulla devozione a Dio, senza pretendere mai gli onori o le ricompense del mondo. Gesù si rallegrava nello spirito nel vedere i poveri che accettavano avidamente il suo prezioso messaggio. In quei momenti si rivolgeva al Padre dicendo: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli». Matteo 11, versetto 25. È imperativo che noi oggi studiamo con attenzione queste verità, perché sono proprio esse che soggiogheranno l'anima contaminata dal peccato e inorgoglita dalla propria esaltazione. Deve diventare per noi un principio fondamentale imparare a riflettere sull'umiliazione di Cristo, colui che prese su di sé i nostri dolori, portò i nostri pesi e la nostra vergogna. La sua umanità era unita alla divinità. Uno spirito divino dimorava in un tempio di carne. La parola è stata fatta carne ed ha abitato in mezzo a noi, perché così facendo poté unirsi ai peccatori e ai sofferenti figli e figlie di Adamo. Amen.